Bentornati con il let's play di piante contro zombie contro zombie contro piante contro piante contro zombie contro zombie contro piante. In questa parte cominciamo la seconda metà del terzo mondo. Allora selezioniamo le giuste piante che dovrebbero essere queste. No, che sono queste, no, che dovrebbero essere queste. Pronti, partenza pianta! Grande, stavo già sbagliando, perfetto. Ci serve sole, benissimo. Iniziamo subito a sistemare i girasoli, le solite due fila di girasoli. Ok, qui cade molto sole, perfetto. Lì c'è anche un rastrello per far fottere uno zombie, perfetto. Sole, 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 sole. Che morte di merda che ha fatto. Si è tagliato la testa con il martello. Morte molto molto onorevole. Di sotto sta uno zombie simpaticone. Che vuole essere molto molto simpatico con le sue rotture di palle. Vabbè, lo dobbiamo uccidere così. Tanto lui è morto, qui ci sono ben due andate. Lì sistemiamoci alla meglio. Ok. Lì se quel peperone si carica subito, sarebbe meglio per tutti. Dato che lì sta arrivando uno zombie. Iniziamo a sistemare la difesa. Altrimenti dove abbiamo problemi, eccetera. Qui il coso dobbiamo mettere. Cavolo, 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 cavolo. Mi serve un qualcosa, mi serve. Ce la farà a ucciderlo, credo. Eh sì, che cribbio, eh. Che ce l'ha fatta. I girasoli, i girasoli. Dobbiamo mettere ancora un altro. Per ora basta così girasoli. Ora concentriamoci a mettere una fila di sparasemi doppi. Ok. Sole, eccolo. Siamo qui. Oh, cribbio, lì non c'è. Vabbè. Non facciamoci eccessivi problemi a usare un bel peperoncino. Qua sta arrivando molta gente. E non mi piace molto questa situazione, anche perché siamo lì scoperti. Ok, ora abbiamo messo una fila. Adesso dobbiamo mettere un'altra fila di girasoli per poi mettere la fila di tripli così lì. I tripli sparasemi. Mi sta arrivando l'ondata gigante qui. Che parte mi consigliate? Che dovremmo farcela contro questi zombie e poi senza eccessivi problemi. Oh Cristo, il camioncino. Ce lo togliamo davanti così il camioncino, sinceramente. Senza problemi. Che vuole fare quel pirla lì? Vuole venire a fare l'America qui, eh? Vuole venire a fare l'America! Mi sa di sì, mi sa proprio di sì. Frattempo qui stava per arrivare la seconda ondata di zombie. Ok. Ora qui ci serve solo solo per poterne piantare altri tre di quei posi. Dai.
Dai, dai. Ok. Molto, molto, molto bene. Qui c'è una bella monetina, che schifo, non fa per niente. Dai. Beh, è quasi finito il livello, quindi. Al diavolo tutte le posizioni e cavoli simili. No, aspetta, un altro non dobbiamo mettere. Per completare la geometria. Ok. Voglio solo provare il peperoncino ora. Ah, ecco cosa serve, per fulminare vivo gli zombie. Perfetto. Molto molto utile il peperoncino. Ora gli uccidiamo, gli uccidiamo questi stupidi zombie. Cioè mia nonna che parla da sola nell'altra stanza. Non so se è una cosa normale oppure no, comunque lasciamo perdere. Abbiamo completato un livello. E la nuova pianta indebolisce e ferisce gli zombie che la calpestano. Cortile posteriore di Phoenix. Allora, cosa portiamo? Che va benissimo così. Pronti, partenza pianta? Ok, dai, 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 dai. Sole! Grazie sole, grazie sole, grazie sole che ci illumini di mezzo. Tre ondate qui, cacchio. Arrivano subito gli amici zombie. Beh, lì c'è un rastrello quindi. Muore con una bella rastrellata in gola. Togliamo il problema dal nascere. Ma sono pazzi, qui parlano da solo nella stanza a fianco. Sta mia nonna che parla da sola, Cristo. Poi sono io che sono pazzo. Ho problemi che mi devo far curare da qualcuno. Frase non senso. Beh, lasciamo perdere. Questa è la vita. Na 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 na. E infatti così arriva la mafia che si mangiava il peperone. Sole? Che poi tra un po' qui dovrebbe già arrivare la prima ondata di zombie. Noi siamo ancora sistemati con il culo per ora. Quello è il problema. Beh, mica tanto con il culo però. Ok, 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 ok. Girasoli per ora basta. Ora pensiamo solo a mettere lo strato di doppi sparasemi. Mettendone uno qua. Altro sole, altro sole. Ecco, 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 ecco. No, sotto non ho difese, cacchio. Dai, 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 sole, 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 sole. Sole è un altro, perfetto. Ora solo qui dobbiamo sistemarne uno. Però dobbiamo posizionare un nuovo strato di girasoli. Perché questa è la strategia Umberto. Quello lì si è avvicinato troppo. Meno male che non ha fatto nulla a nessuno.
Possiamo già iniziare con l'artiglieria pesante. Perfetto. Qui c'è una bella ondata. Vediamo se inizio a posizionare. Se riesco a posizionare altri. Qui, che vedo che un po' c'è più movimento. Una moneta d'oro, perfetto. Sti maniaci che vanno sulla patate. C'è il tizio con il secchio. Altri zombie, altri zombie. Quanti zombie, quanti zombie. Oddio, quello stava quasi per intaccare la nostra pianta. Dai, 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 sole, sole, sole. Lascia quel coso lì, per favore. Ci conviene metterne altre due di quei cosi. Ecco perché ci conviene metterne altre. Oh, si è avvicinato, figa! Non male che l'abbiamo staccato la testa prima del tempo. Ma che devo fare? Devo mettere un altro strato di quei cosi per sembrare ancora più forte, sì. D'obbligo. Siete voi che mi fate aumentare le mie difese, mi dispiace, non sono io che voglio essere cattivo. Voi venite contro ondate e io devo difendermi contro ondate. Ma la patata non mi serve per ora. Sì, mi servirebbe una patata per... vabbè, ma non una per... insomma, avete capito. Molti squallidi, mi doppi sempre. Là c'era il tizio con il camioncino, voleva venire a fare qui l'America Latina. Sole, sole, sole. Facciamo questo qua. Solo le due di sotto sono più deboli, le altre sono tutte forti ora. E cosa vogliamo fare qua? Cribbio, lì il peperoncino non è carico. Ale. Meno male. Ho avuto paura per questo attacco. Qui mettiamo un altro per evitare che qualcuno venga da sottoterra e ce lo metti nel culo. Oh là, la linea di sotto è troppo debole. Dobbiamo rafforzarci o no? Ora credo basta così, cacchio. Aspettiamo solo l'ondata finale. Oh madonna se sono molti. Ci stanno anche provando, ci stanno a mettermelo in quel posto, ma hanno fallito. Due in un colpo? Sì. Andiamo, il sole, il sole, il sole, il sole, il sole, il sole, il sole. E sblocchiamo la nuova pianta. No, la gente parla da sola. Tronco in fiamme i semi che vi passano sopra. Beh, proviamo questo. Il resto è tutto uguale.
andiamo così. Al negozio poi dobbiamo andare anche a comprare la nuova roba. Livello 3-8. Vediamo qui quante ondate ci sono di zombie. Tu vieni qua. Subito zombie. Sono due ondate questa volta, però sin da subito arrivano. Nemmeno il tempo di sistemare un po' di piante. Usiamo subito il peperone. L'altro amico zombie. Dobbiamo aspettare anche che il peperone si carica. Cavolo, 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 cavolo. Sistemiamo la roba qui. Dai, dai, dai. Oh, porca vacca. Facciamo così. Tu qui. Comunque in questi livelli non ci sono molti problemi di sole. Siamo piuttosto messi bene. In quelli di notte invece ho avuto questo problema, che poi però ho superato subito. Su, adesso, 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 adesso. Qui dobbiamo peperonare. Sì, vabbè, ma iniziamo a mettere le difese a sto punto. Ok, per ora vanno bene così. I girasoli. Bene, dovrò mettere un'altra di fila. Ormai credo che la mia strategia sia più che chiara. Allora dare i girasoli che sono tutti allegri, tutti felici, lì quel pinga che sta arrivando qui! Non ce la facevamo a ucciderlo, me ne sono accorto troppo tardi. Dicevo, i girasoli tutti felici e contenti, mentre le piante sparasemi tutte incazzate. Il bastardesimo. Sono nel bastardesimo forse. Si devono convertire perché così non va bene poi. Il diavolo tentatore, il diavolo, il diavolo, il diavolo, il diavolo, il diavolo, il diavolo, il diavolo. Lì stiamo senza super difi. Ne mettiamo neanche uno qua per non avere problemi. Stacca la testa, ok. Dai, dai, dai. Un girasole. Una gigantesca orda di zombie. Ah, posso mettere anche quelli a 3 ora, perfetto. Volete dire prima, no? Oh Cristina la vena puttana zoccola! Oddio, oh Cristo, oh puttana la mafia. Figa, figa. Figa, peperone. Ah, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo perso un girasole però nel casino. Un altro. Vaffanculo, stavolta l'abbiamo inculato. Nel 3-1, cazzo dei culi! Fin troppi problemi ci stanno creando, non mi piace. Vabbè, pensare a loro non sto manco sistemando le difese. E non va bene. E nel 3-1, e che cacchio!
Ok, devo rafforzare da quella parte, abbiamo capito. Figa! Oh madonna! Oh madonna che... Non ci sto capendo più un'ostia! Che cazzo è, voglio sapere io? Oh madonna! Ancora! Senza difesa da quella parte stiamo, figa! Gli serve il peperone! Nemmeno utilizzabile. Peperone! Ce n'è ancora un altro! Come faccio? Come faccio? Come faccio? No, me l'ha ficcato nel culo. Ecco come ci siamo salvati, proprio a culo. Ci veniamo da quella parte. Figa Dio! Senza difesa da quella parte. Senza difesa da quella parte. Figa Dio camper. La difesa da quella parte, cazzo, dobbiamo mettere. Dai cazzo, la difesa da quella parte. Di tutto devo mettere per... Di tutto devo mettere per difendere da questa parte. Deve ancora venire l'ondata finale. Una cosa di difesa. Ce l'abbiamo fatta e sblocchiamo la super patata gigante. Perfetto. Barriera di noce. Ah, è una noce, non è una patata, scusate. Crea un muro molto resistente che non può essere scavalcato. A questo punto sostituisce la patata, credo. E tu anche devi venire. Questo cos'è, il livello 3-9? Siamo andati abbastanza in crisi nell'altro livello, non va bene. E avevo già visto la sconfitta io. Tre ondate qui. Quindi per favore niente errori, restiamo concentrati. Perché la fretta va a fare i figli ciecati. Dopo lo zombie lì finché arriva si fa notte. A fare così ancora poi non riesce a ricaricarsi e poi sono un po' cavoli. Comunque quelli con i delfini sono abbastanza un problema e dovevo cercare di risolvere però più presto. Qua non viene a metterli tutti questi cosi. E però un po' di difesa non farebbe a quanto schifo, un po' di difesa un po' più forte. Non è bello quel girasolino lì. Tutto felice, allegro e contentino. Che bellino. Sole? Era troppo vicino ormai per poter posizionare una qualche offensiva. Qui serve una qualche offensiva. Cacchio, cosa per arrivare alla prima ondata e poi mi proteggo con il buco del culo se arriva ora. Ma come siamo volgari. Che girasole.
Ok. Tu vieni qua. Di acqua siamo una merda, stiamo una merda messi via acqua. Via mare, via acqua, senti a me. Il punto in cui possiamo essere più vulnerabili siamo messi in una merda. Ok, insomma qui non ci sono quelli con i delfini. E muori, dai stupido zombie, non mi intaccare con la pianta, bene. Adesso un altro strato di girasoli. Io i girasoli me li porto a scuola. No, sto scherzando. Una gemma! E vai! Quella vale 1000 euro. Figa, ho sbagliato, ho messo un girasole in un posto in cui non dovevo metterlo. Ma che cazzo. Vorrei potenziare un altro poco la zona via mare, quella dove siamo più vulnerabili. E posizionare sti cosi qui in caso di tizi con i del... figa! Porra, dove l'ho messo! Perché non l'avevo previsto io? Sbagliato posto. Queste cose mi fanno andare noi in bestia, in stra bestia, che è peggio delle bestie di Satana. Gli dico questo. Oh, quel tizio lì può saltare. Ah, ok, no, non serve più, mi dispiace. Scusami, qua in caso di delfino bastardo. Non si sa mai. Poi siamo per arrivare a una nuova ondata. Vorrei avere una difesa un po' più efficiente, cacchio! Che mica sta il tizio con il camion. Solo quello manca. Completare la festa dei down. Facciamo così. Se non abbiamo problemi. Posizioniamone una qua, adesso ne manca solo una da mettere. Seconda ondata, tra un po' seconda ondata, spero di essere preparato a dirvi. Perché tutto questo lag? C'è le bestie di Satana, perché tutto sto lag? Ok, continuiamo, il lag si è tolto, non so da che cacchio dipendeva. Siamo altri girasoli, tizi con i delfini. Oh cazzo, okay. Dipende dalla presenza di troppi zombie il lag, anche perché sto registrando una qualità massimissima. Qualità massimissima. Mi conviene chiudere qualche programma, altrimenti qui moriamo di lag.
Che mi sto distraendo parecchio. Figa. Ci stanno inculando, mi sto distraendo troppo. Che mi sto distraendo troppo. Ma qua per difenderci da quei delfini dobbiamo mettere sti cosi. È l'unica per difendersi da quei cosi lì. Quindi ci inchiappetteranno. Sto lag, non so paura che cacchio dipende. Mi piacerebbe molto mettere un'altra noce per sicurezza. Chris lo va a prendere in culo se viene un altro di quei super zombie bastardi là. Bastardi. Sì, ora va a superare qualcosa. Si inculano ora. Quella è una bella barriera, ecco come si fa. Figa! Guardate sotto qui, che sta succedendo? Vedi che sei conto lì sotto la situazione. È arrivata una gigantesca orda di zombie. Da là non si passa, eh? Dovrebbe essere una vittoria secca questa. Cosa vuoi fare più in fretta? Dato che c'è la possibilità. Mi tolgo questa pendrive dal cazzo. Si incula tutto, no? Lo sta piangendo lì quella luce, cazzo, mi fa pena. Sta sacrificando per la patria. Sblocchiamo un nuovo coso. Cos'è? Hai trovato un messaggio. Salve, abbiamo saputo della festa in piscina. Sembra divertente. Arriviamo in un batter d'osso. Distingui saluti gli zombie. Ok, cortile di Felix, gli zombie stanno arrivando. Ah, ok, livello boss. Livello speciale. Il peperoncino in caso di stracazzi amari. Tu di prima devi essere messo in campo. Anche tu? Vediamo un po' cosa mi esce. Un'altra difesa buona, buona, buona. Trotto il pallosauro. Chiamo questo qua. La patata preferirei metterla qui via mare. Ok, 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 ok. Qual è la zona che temo di più? Si può essere inculati più facilmente. Guardate un po' che pisellata di piselli qui. Un sacco di roba per attaccare, eppure non la sto usando. Proviamo una di queste, dai. Non lo ce li ho. Altrimenti non so come usarli questi cosi. Segniamo anche qualche altra patata.
Chiaramente non so se questo livello è facile, difficile, perché non mi sta dando molte difficoltà. Per niente, anzi. Poco tempo, però solo 10 minuti per completarlo. Poi devo restituire il computer. Facciamo qualche paraculo acquatico. Eccoli qui. Altro paraculo acquatico. Altra patata! Camioncino che adesso prenderà fuoco. Sì, vabbè, quando l'hanno la supera la patata. Esatto. Siamo quasi a metà del livello 3-10. Oh figa. Sprecato quel peperoncino. Sprecato completamente. Questo lo mettiamo qua. Oh cazzo. E con che cazzo attaccano questi? Oh figa. Meglio sedare subito. Oh, guarda qua. Se l'ha fatto non so cosa lì. Non so se era una baracchella. Sistemiamo qui le difese immunitarie. Non me lo deve mangiare qualcosa, giusto? No. Perfetto, perfetto, perfetto. Sì, così qui sistemiamo. Che sono molto utili. Devo fare in fretta a finire sta registrazione di Melma. Qui non interveniamo, no? Madonna. Sono così che lei non si capisce più una figa della puttana. Devo fare in fretta a finire. Dai, ho poco tempo. Oh. Bisogna fare cose con la fretta. Ah, sta pianta spara il fuoco, ancora non l'ho scoperta io sta pianta qui. Così utile. Io non mi toccate con la patata, per nessun motivo al mondo. Ne posiziono un altro di sti cosi. La guerra più totale! Poi non si avvicina nemmeno più troppo il casino che ho innesto. Beh, quella cosa me la conservo per il gran finale. Sembra che ce ne sia bisogno, dato la forza della squadra. Ma qui ci potremmo divertire con tutti i potenziamenti che ho. Molto molto forte. Prova un po' che si diverte a passare. Ed è fatta! Sblocchiamo non so che cos'è. Ma devo fare in fretta qualsiasi cosa sia.
È una nuova pianta, fungo di mare, una pianta acquatica che spara spore dalla lunga portata, che dopo che cos'è di giardino di notte. Se una volta, sai, una volta mi chiamavano l'uomo della nebbia, perché me ne andavo in giro tra la nebbia a spaventare le persone. A quei tempi, sì, vabbè, troia!